Ehi la ciurma, io sono Mazza Tess e benvenuti in un nuovo episodio di Expeditions Conquistador, dove continuiamo ecco qua, a mappare la zona delle paludi. Ci arrivo bene? Sì, guarda quanti movimenti che ho. Allora, aggiornamento, quello della mappa della palude. Quanti me ne servono? 5 erano forse? E ne ho solo 3, esatto. Allora, se... cioè quella dovrebbe darci anche dell'esperienza in più, per cui non è male come cosa. Là, sotto la strada arriva giù al villaggio dove siamo tristemente sbarcati. Allora andiamo in qua. Mi sa che si prolunga ancora parecchio la palude se ci mancano ancora 2 punti di interesse. Ci sono dei tizi. Cavolo. Aspetta, l'equipaggiamento. Ci eravamo dimenticati di assegnare 2 di equipaggiamento. Ah, lui è a posto. Lui è a posto, lui è a posto. Lui è a posto. Zarraga non combatte. Ah, lui, guarda, ne può avere ancora un sacco di più. Ma l'abbiamo data a Iruenes l'altra. Ah, perché abbiamo fatto salire Echeverria. Aspetta, togliamo a Iruenes quella del corpo a corpo, mettiamo Echeverria pieno di equipaggiamento. Ok. Dovrebbe darci anche un achievement, tra l'altro, se non sbaglio, se facciamo scendere in campo una persona con più di 25 di equipaggiamento. Ok. Ci accampiamo qua, spero che non ci arrivino addosso quei tizi subito. Allora, razione, unità di carne a tutti, intanto. E ne avanzano comunque un botto. Farei, allora, tu vai a cacciare. E... quasi quasi farei, tu conserva. E facciamo mangiare a 2 il doppio. A qualcuno che ha un morale basso, tipo Lopez, prenditi una doppia razione di carne che magari ti aumenta un po' il morale. Echeverria anche. 2 unità di carne. Vadi. E abbiamo ottenuto 16, buonissimo. Iniziamo a fare un bel bottino quando andiamo a cacciare. Quelli mi verranno addosso e mi fulmineranno di sicuro. Ecco, infatti. Mentre attraversate la palude e i tuoi uomini lottano per non restare intrappolati tra il fango, intravedi un movimento tra gli alberi morti e senza foglie davanti a te. Prova di esplorazione, ma se la falliamo rischiamo di essere poi attaccati di sorpresa. Rischiamo? Proviamo. Niente, fallito. Mandi alcuni soldati in avanscoperta tra il fango. Il terreno morbido attutisce il rumore dei loro passi, ma tornano senza notizie. Ci dispiace, capitano, è impossibile vedere attraverso le nebbie della palude. Sicuramente c'è qualcuno, ma quanti sono e chi sono? Non ne abbiamo idea. Facciamo mettergli uomini in formazione avanzate. Scegli un gruppo di uomini da portare con te e avanzate con cautela nella palude. Presto avvistate un gruppo di selvaggi tra gli alberi, pronti ad affrontare il vostro esercito. Il vostro attacco. E niente, noi ci proviamo. Abbiamo salvato da poco, se non altro, per cui anche deve andare malissimo. Scusami, perché sono in questo ordine? Ah, sono in ordine di attrezzatura. No, non sono in ordine di attrezzatura. Allora, scusa, io ho i miei 2 cacciatori, il mio esploratore, il dottore e i miei soldati. 1 e 2 soldati. Vadi. Avrete tempo per prepararsi, ottimo. Va bene, allora, speriamo di cavarcela bene. Juggernaut, sì, ci ha dato l'achievement perché siamo scesi in battaglia con uno con più di 25 di equipaggiamento. Dove sono i tizi? Sono là. Ah!
Ma sono solo 6? Possibile? Saranno tosti? Tra l'altro ho ricontrollato, perché mi sembrava di ricordare effettivamente che le battaglie le avevo messe più difficili. Ed effettivamente ho messo l'intelligenza artificiale a livello difficile, non normale. Per cui ci sta che effettivamente le battaglie ci siano più complicate che con lo standard. Allora abbiamo un veterano trappoliere, un veterano trappoliere, un veterano sciamano, un veterano guerriero, un veterano guerriero e un veterano guerriero. Quindi sono tutti di saliti di livello e non è una buona cosa. Perché, allora, anch'io ce l'ho tutti i veterani. No, tranne Ruiz. Ruiz è ancora un uomo d'arme. Cavolo. Forse Iruenes era di livello più alto? No, mi sa di no. Allora, dove possiamo posizionarli? Possiamo posizionarli solo qua. Cosa facciamo? Resistiamo? O andiamo addosso? Io direi che possiamo effettivamente restare qua in zona. Allora, mettiamo... No, scusa, non volevo spostare lui. Allora, questo è l'esploratore, questo è il soldato. Allora, metterei il soldato veterano di là e qua l'uomo d'arme soldato insieme all'esploratore. Se io blocco qua in questa zona, dovrei avere la copertura in un certo modo per gli spari, insomma. Il dottore lo mettiamo qua nelle retrovie e lui lo mandiamo a coprire da quella zona là. Vediamo un attimo come va la situa. Vorrei giocarmela un po' in difensiva. Allora metterei lui qua, l'esploratore lo metterei qua, il dottore resta là dietro, tu mettiti qua, tu mettiti qua, tu mettiti qua a bloccare. Tu non hai linea di tiro su niente, vero? No, coperto, coperto, coperto. Ma fuori range, sono troppo lontani. Tra l'altro mi sono sovvenuto di questa opzione qua, interruzione di attacco, che dice: invece di attaccare in questo turno, prepara l'arma a distanza per attaccare nel turno del nemico. Se qualsiasi unità si muove in un raggio di 6 esagoni, la tua unità sparerà. Mentre invece questo ti consente di muoverti fino a vicino dei nemici o allontanarti da essi senza provocare attacchi di opportunità. Però usa un sacco di movimento. Scopri le trappole e niente, usa le azioni di movimento. Passiamo al turno, allora loro avanzano. Corrono come dei pazzi, anche se sparano teoricamente non dovrebbero farmi niente in questo momento. Anzi, magari mi entrano a tiro per i miei. Bravo, corri, corri che ti... Si anticipa il movimento. Oh, guarda come siete bene a tiro qua. Ottimo, anche storpio, mi piace. Abbiamo messo presso di lui, o quello... No, meno precisione, ho messo questo. Tu puoi switchare di arma per caso e provarci. 18%. Mancato, vabbè. Non grave. Usa maledizione su Alberto Civeria. Che maledizione è? Aia. Cos'è che ha quello come... Come si è buffato in un qualche modo, ma non capisco cosa sia...
Allora, visto che sono tutti da sotto, qua posso effettivamente anche andargli addosso. Ah, questa abilità che ha sbloccato cos'è? Incrementa la propria difesa, è molto buono. Allora io andrei... Qua gli faccio del danno gratis. No, quelli non hanno buona vista. Dove è andato lo sciamano? Avevano anche uno sciamano, no? Oh, sono 3, 4, 5, il sesto dove... Ah, è là dietro, è rimasto dietro. No, è troppo lontano. Questo è un trappoliere, questo è un trappoliere. Proviamo a tirare su questo. Ok. Muy bueno. Vai su questo di lei. Ottimo. Fai che stordirlo così almeno non abbiamo reazioni di alcun tipo. Tu riesci a curare lui, sì. Potrebbe prendersi del danno, ma... Allora, retra un po', ok. Tu potresti muoverti, ma non so se è il caso, perché poi dopo si mette in attacco di opportunità con l'altro. Allora, facciamo più che altro... così, e poi il coltellino, che dici? Ok, buono, e poi ti rimetti qua. Adesso avanza lo sciamano e non mi piace. Aia! Vabbè dai, per ora ce la stiamo gestendo bene. Cavolo, il critico! Il criticone! Quello torna indietro per farsi curare, 100 su 100. Riusciamo per caso a sniperarla? No. Meno che meno. Allora. Cavolo, allora... Riusciamo almeno a seccare questo. Giusto da... Non avere l'attacco d'opportunità, vai. Ok. Bueno. Ok. Allora c'è quello sotto tiro. Quell'altro è una copertura totale data dal mio uomo. Ok. Non riesce a curare l'altro perché c'è il tizio sotto mano. Allora farei che tu indietreggia qua. Tu fai un bel danno a questo tizio. Quella non riesco a vederla, ma perché c'è lui o perché cosa? Proviamo a spostarci qua. No. Qua ci avrò l'albero in mezzo ai piedi. Ah no, invece no. Però c'ha difendi, non crepa lo stesso. Andiamo su questo, va. Non è caduto lo stesso. Vabbè dai. Sono spacciati comunque, dai. A meno che non mi resuscita quello. Ma dai, non di nuovo avvelenato. Però c'ho il dottore. Ecco. Dato. Allora, dottore, torna là perché quello ha messo di nuovo male. Dagli contro quello, ok. Allora, voi cosa fate? Andate tutti e due su questo, mi sembra una buona idea. Ma
Riesci a tirarlo giù? Ci si prova? Yes! Dai, è andata, teoricamente non dovrebbero tirarcene giù nessuno. Proviamo questo, quanto aumenta la precisione? 84, vai. Yes! Anche il critico! Yes! L'unico che potrebbe perdere un po' di vita è lui, ma... non dovrebbe essere in pericolo. Ah, tu riesci a... arretrare un poco? No, poco niente, vai. Ah! Allora, facciamo che tu gli vai... vai così... e vagli contro. Tu vai qua... e vai qua. Tu vai qua... e vai qua. Vabbè, mi sa che non gli è necessario prendere della vita. Ok. E andati. Ottimo, gestita stra bene. Vittoria perfetta. Come hai perso un equipaggiamento? Solo perché sei stato ferito. Magari riusciamo a guadagnare qualcosa. Hai vinto, i selvaggi giacciono sconfitti ai tuoi piedi, contorcendosi dal dolore delle ferite. Perquisisci i nemici sconfitti. No, non ci hanno dato equipaggiamento. I tuoi uomini perquisiscono i selvaggi morti e feriti e tornano con diversi oggetti preziosi. Un pezzo di fune e dei medicinali trovati nella borsa dello sciamano. Cosa facciamo? Uccidiamo i sopravvissuti o ci allontaniamo? Facciamo che ucciderli. Tolleranti hanno perso morale, ci avrei scommesso. Però mi hanno attaccato di brutto. Allora, abbiamo guadagnato un po' di esperienza. 280, non ce ne facciamo ancora nulla, perché abbiamo bisogno di 300 per farne salire uno. E... ok, abbiamo abbastanza razioni e tesori e tutto, ma... qua dove siamo? Ok, andiamo a prendere ste erbe. E poi vediamo un po'. Dove altro si protendono le paludi? Boh. Andiamo verso la cassa. Non mi serve la cassa, ma è per andare da qualche parte. Due unità di olio. Anche i medicinali nello scorso run non mi servivano all'inizio, ma poi dopo mi sono serviti un sacco per commerciare e avere dell'equipaggiamento. Non so se la palude continua poi in questa zona. Boh. Ci conviene andare... dove? Qua? Là ci sono delle erbe, ma non si vede altro. Una cassa. Non si vede dove finisce la palude. Ci accampiamo e poi direi che concludiamo qua il video. Allora, conserva direi un Kaiser. Conserva. Ah no, ok, 4. Ce n'è uno che fa 4, vero? Lui. Aspetta, tu caccia e tu da 4 conserva. Abbiamo un po' meno di caccia, ma ci sta. Abbiamo abbastanza carne. Buono è conservarla per quando ne avremo bisogno. Non possiamo neanche riparare dell'equipaggiamento rotto. Vabbè. 10 unità di carne. Ottimo, ottimo. Partita salvata, ma lo salviamo di nuovo manualmente perché ci torniamo presto. Messico 1. Vai. Detto questo io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, iscrivervi anche al canale Telegram per restare più aggiornati. Ciao a tutti e buona giornata.